dritta bene, sembra storta, non può di. Storta va, dritta bene, sembra storta, non può di. Te pare un mistero, che stonga sembra allera, da chi saputo che sto rovinato. E me mi sono cagnata, mi sono rassegnata, mo penso solo a me. Io pure in erba mi questa ricetta. E poi ci sono tutti quanti, perché comunque non l'hanno sfruttato. Torta va dritta bene, sembra storta non può dire, ma la porto bene. Mi raccomando stasera. Bello! Ecco, ecco lì. Le toppolelle. Le toppolelle. Ma da lì la usa? No, a parte fatto l'attore. Buonasera. Tutto in lunghissimo anche da mine, come da video. E si sono inseriti nel solco della tradizione della nostra parrocchia in fatto di rappresentazione teatrale, raccogliendo la bandiera che altri prima di loro in modo eccellente hanno mantenuto alta. Lo spettacolo che essi sceglieranno porta il titolo Storta va, dritta vena. È sorto in modo spontaneo, alla maniera nostra, dove non c'è nulla di formale ed ufficiale, però niente affidato al caso, rispecchia un po' in questo il nostro carattere. I nostri ragazzi non hanno la pretesa di essere, di diventare o di somigliare a degli attori, ma solo quella di stare insieme in modo sano per divertirsi e farci divertire, perché no, suscitare un momento di riflessione. La commedia infatti vorrebbe suggerire a più attenti spettatori tra noi di guardarci dentro, di farci riflettere anche sui nostri comportamenti e nella società in cui viviamo. Posso garantirvi però una cosa, essa si prefigge soprattutto di farci diventare tutti insieme più fratelli, facendoci trascorrere un po' di tempo insieme in modo spensierato e allegro. Perciò vi assicuro che questa sera ci sarà da ridere e da divertirsi insieme. Buona visione. Yeah.
ci avete fatto tardi a fare congiurare una cosa. Io faccio solo una cosa, Pasqua. La quando sono riunito 3-4 sciarmate voi, non siete mai buoni a niente. Se io comunque voglio avere, mia camarita mi ha una cosa da fare con la zione. Gianni! Oh, Gianni! Senti la voce animale che mi chiama, ma chi è? Gianni! Oh, Gianni! Signore, non pare che un marito vuole fa pure il prezzo. Che ci dà carte, so te che ero grandonna. Signore, non lo controllate te. Sì, no, cominciano a dormire con vite e fuoco. Ta gente che me non ho letto, poi lo aspetta. Chi? Le vai a trovare la farina brutta? Ma chi lo sa il marito vi è? Ma da voi? Carmen, e marito, so chi le ha e quattro ragazze solo. E marito, so chi le ha protegge le moglie. E marito, so chi le ha guardate le figlie femmina. Oh marito, guarda la figlia, non c'è, non c'è, non c'è. Oh marito, e chi le ha scazzi il caccavelle la mattina. Perché io sono un uomo rispetto. E se mi fai queste cose a di fronte con Mariella mia, mi faccio perdere la reputazione. La reputazione? Ma quale reputazione hai visto perdere ancora? Se tu mancavi via femmina, hai saputo proteggere. A chi? E che se non do per fortuna? Nanni, forniscila. La promette la discopre. Chi è che lo fotente? Ma se per miseria più vicino a nostra figlia, o combini la mamma e si riconosce giù. Spara botta tutto va. Faccio scoppiare la terza guerra mondiale. Spara per la donna che potete paralizzare. Ah, mannaggia a te, tu sfrutti pure, Ma io sia pure che lo fotente che ci prova. Come un bambino. Dimmi una cosa, una palumella, ma dite, ma c'è sta coppoluna che viene rinta a casa mia, come fa crescere il cornicello a me? E beh, la vista sapete che non abbassa una femmina come a te, come fa crescere il cornicello a me? E tu capisci, ci va pure un nome però. E tu c'è il telefono io, ti sfottò. Io tengo un prestigio a mandare, tu mi puoi far perdere. Ma dove tieni a mandare? Non va tu a, caso fa mettere in cinta la figlia. Da qualche scapestrato poi, che non ti permette manco lo stesso far riconoscere. Dimmi una cosa, tu sei sicuro che non ne fa paura che non si rappresenta? Ah, ma si l'ha giunta in mano, non mi affariscere che lo faccio, non mi affariscere. Io, che il figlio, non saggio se lo sa, però ti ho detto che ero scuro quando succede il tuo fatto. E poi, che mi emoziono, non lo saggio che non lo sa. Sono troppo paura che la figlio. Ma comunque. E poi, piuttosto, invegni il trovo col professore che ha la ripetizione, se no mi metto pure che sta dando e non si diploma. Non ti preoccupate, ha già parlato con un professore, mi ha consigliato un professore, pure prevede, anzi avesse le prove oggi, non ti preoccupare. E meno male, così siamo sicuri alla professore, che nell'ultima volta, e tanto c'è di morte e l'hanno fatta a noi c'è rimasto un regalo, ma non fornisce il caso, guarda bene come ci hanno fatto. Ah, che tu Silva, buon viaggio, capito? Ho stato un po' vicino. Ma ho fatto una bella lavanda di colore. E poi vengono a scuola. Ma va a cadere di sogno. Pascale, la cosa mi puzza. E mi puoi vedere in bassa parte, che sei un po' prima che sarà presente.
Ma fosse bravissima, ci provo con moglie, ma moglie è un po' sotto controllo. A me fa una cosa, andiamo a Pascala e dicere che mi aspettasse qua. Io mo subito vengo, non ti preoccupare. Tu, per le donne qui, via, via. Pascà? Pascà, accomodatevi, ha detto donna Pilla che mo subito vengo. Oh, eccomi qua, cara Carmeluccia, sulla cella mia. Sulla cella tua? Sì, e io voglio essere un solo due. Vieni qua, fatta a chiappa. No, tu hai sbagliato animale, tu sei un porcello. Non te la condisce a risultarmi, ma prima o poi te rendono. Buongiorno, Carmenè. Solo? E che piacere. Tu sai che mi aiutava sempre più bello. E tu ogni giorno è più struzzo. Voi dovete scusarmi, io vorrei essere un complimento. Non mi sì, parliamoci chiaro. Carmela non si tocca e non si offende. Al massimo si può adorare. Ma qui è bastato una madonna. Stato mai sentito tutte e due. Io non tengo niente a spartolo con nessuno, né con voi. Sta morto! E ne con chi è stato papà sono da stata ferma. Ciao! Ci vedi ma bene! Ciao, non te la sai più! Ma voi siete una maniera di attività!
ma soprattutto non parla tu. Sì, sì, amma. E mo rimma chi ciccio saburaga a fornisce ma rubare niente.
Di latino, sì, e io gli ho spiegato un po' la nostra situazione e lui, mosso di compassione, si è prestato ad aiutarci e mi ha permesso di prendere il suo posto, guarda qua. E se questo padre di sopra scopre qualcosa? Non può, padre Giacinto, l'ha fatto perché il caro padre di sopra, proprio stamattina, è partito per una missione in Africa. Sì. Meno male. Ma poi come faremo? Quando potremo rendere pubblica la nostra situazione? Io avevo pensato di dirla a mamma, ma ho paura per te. Aspetta, fallo, aspetta. Con l'aiuto del Signore ne verremo fuori. E tuo padre ti convincerà a perdonarci. E femmine sono assai curiosi e stanno sempre a mezzo, ma non ti dico fa parte di lì, va?
colpa sta. A fino a mo te ne avessi detto una buona. State lo. Perciò, prima di far passare, pensiamoci che ce ne venga in capo. Poi se lo fatto, parla e proponi. Pareva che ci si trattava di accisione, con la stessa proposta. Dunque, a Napoli è arrivata Rosalia a Sicilia. Una grande mafiosa. E conoscendo questa amica mia, l'hai caricata in quanto... La persona abitata, la stella rubare con un padre in questo. Ecco lei, lo parte. Dimmi poco, quando hanno detto stupate Rosalia? Questo non lo fa. Ci pare che Rosalia dovendo sbrigare alcuni affari di famiglia. Capisco, capisco. Per il problema sono tutto a Cristo. Perché, essendo stato purista, grande mafioso, sa paura che qualcuno possa vendicarsi qualche torto. Ah, e si venga a sapere che sta a casa mia. Non ti preoccupare, non è questa cosa la sapete solo tu e Rosalia. Le amiche mi che sta in galera, non succede, e non so che manca dopo. Ho fatto il poco di schiose. Rosalia dice che pagherà bene a chi gli assicura ospitalità e sicurezza. Ah, e allora se ne può parlare. Più tardi porto a conoscere sta mafiosa. Poi intanto facciamo una cosa, andiamoci a prendere un bello caffè. O barca da Carlini al più fondo. Dai, da Carlini, io non ci sta più. Il rimedio. Ehi, la canna, mo'. Sto col pizza, c'è lì. Andiamo un po' caffè. Poi, donna, andiamo un po' in pizza, quindi andiamo un po'. Stanno sicuro? Sì, sono asciutto, ma se non vai pure tu. E vado a fumare, prudenza. Padre, pure a me. Che cosa, figliola? Una confessione e una benedizione pure a me. È la prossima volta. Ora proprio devo scappare, sì. Ho dei parrocchiani che mi aspettano. Ora vado. Scusa, non mi fa dimenticare però, eh? Arrivederci. Arrivederci. Ma che ti hai confessato? E poi tu, non ti hai nombrato di tuoi? Signori, ma che stupendo del ca? È troppo bellissimo. E mi piacesse, mi fa confessare proprio dai. E poi, è giovane, capisce meglio il problema nostro. Che sio è? È giovane, è bella, è istruita, ed è... È premuto, signori, è premuto. Non credi l'intendazione, voi già siete caduti una volta e siete fatta male. Hai ragione, per me è po' premuto, appartengo signora. Appartengo signora. Dici tu una cosa, io ho capito che è quando... In confessione, Carmè, in confessione! Ma loro ho capito!
A mo' per un momento, tenì mamma. Può essere che passando tempo, vedete che la pancia cresce, si persuade. E si fa capace della situazione. Come se che faccio? Non me lo va a fare in stanza mia. Mi raccomando, non dici niente a nessuno. No, non lo preoccupare. Mi raccomando, Carmè. Sì, sì. Mi raccomando. Su questo non dubitate.
ci poco. Ho mai fatto. Al momento che sono venuta. E che non ci sia il mio problema. Ecco, non avessi accettato, me lo dici. E donna Rosalia, femmina d'onore. Siamo scaponato. Non la so un po'. E la schiaccia. Brava, mia figlia, brava. Affare falso. Ma qua, la migliaccia la vado a provare, e la porta a scherzo. Subito, quando esco e torno. Anzi, chi sto va a guadagnare padrù? Allora, d'accordo siamo. Certamente, come si fa a dire io? Papà, per farmi un giorno qui dovete stare. Questa famiglia onorata. Non ti preoccupare, figlia mia, sarò un ospite silenzioso. E possibile! Non si dimenticasse mai che io, quando ieri davo bastone, a gente, o una lente, se ne aveva dato la mia presenza, hai capito? Non lo dimenticherò. Non lo dimenticherò. Ecco qua la valigia di Don Nicolò. Arrivalo! Ehi, ti sto parlando!
combinò con voi a grosso, buon look, dicendo carabinieri e chi la conosce. Non ti preoccupare, non mi renderò mica che passaggio. Così, siamo, venite con me. Ah, sì, ecco. Allora, riuscirò. Vuoi fare la mia o no? Ma poi la puntata c'è lì. Guarda! Oh, Maddie!
Maria. E ci vado l'orso io. Un negozio che è zuppato!